In 10 milioni, pari al 61% di share, gli italiani si sono dati appuntamento a mezzanotte sulla rete Ammiraglia Rai per brindare insieme ad Amadeus, in questo capodanno, targato Piazza Pitagora. L'immagine data da Crotone è quella della familiarità, accoglienza, e adesso non deve essere un evento fine a se stesso, ma un'occasione per rafforzare l'accoglienza. Ecco quanto ci ha detto il sindaco della città. Ma è una macchina perfetta, perché dietro c'è stato un lavoro enorme da parte della RAI, che ha messo in campo energie straordinarie e incredibili, Calabria Film Commission nella regione e l'amministrazione comunale. Abbiamo fatto decine e decine di incontri tra prefettura e questura per fare in modo che tutto avvenisse, diciamo, nella massima sicurezza per coloro che poi abbiamo visto numerosi partecipare all'evento. Il 40% di share, ovvero tutta Italia ha brindato, diciamo così, con la città di Crotone. Sì, 6 milioni e 200 mila spettatori, con il picco alla mezzanotte, veramente quasi 10 milioni di spettatori. E diciamo che l'Italia e anche nel mondo hanno avuto la possibilità di conoscere Crotone, le bellezze del nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura. Quindi io ringrazio veramente chi ha dato la possibilità a Crotone di avere questo evento, su tutti, la RAI, la Regione, il Presidente Occhiuto. Come dice Amadeus, ora sono le istituzioni a dover fare la propria parte per rilanciare questa città, soprattutto nei trasporti, ma anche in altre situazioni. Guardi, noi stiamo facendo la nostra parte, 3 anni di lavoro durissimo. Quello che i cittadini hanno visto, io continuo a ripetere che è l'inizio, non ci fermeremo, ecco, Crotone sta crescendo e continuerà a crescere, questo è il mio slogan da qui in avanti, ed è la verità e tutti possono constatarlo. A proposito di concerti, è vero che quest'estate verranno dei cantanti? Se sì, cosa ci dici? No, non posso dire nulla, ancora è tutta a sorpresa. Va bene. Prende forma dunque questa città dello sport? Sì, stanno per completarsi i lavori del settore B. Da lunedì verrà steso il manto della pista di atletica e si può considerare concluso, perché il campo di calcio è stato terminato, così come gli spogliatoi, l'impianto fotovoltaico e l'area ludico-ricreativa esterna che sarà al servizio di tutta la comunità. Parallelamente abbiamo il campo di Tufolo, per cui sono iniziati i lavori, sia lato campo, lato spogliatoi. Insomma, c'è dinamismo dal punto di vista di impiantistica sportiva, anche perché la settimana scorsa abbiamo pubblicato la gara per la realizzazione della storica piscina CONI. Quindi entro quando gli sportivi potranno avvicinarsi a questa nuova città dello sport? Il settore B, immagino entro febbraio potrebbe essere concluso, il campo di Tufolo tra marzo e aprile, quindi diciamo già nei primi mesi del 2024 due strutture totalmente riqualificate al servizio della comunità e degli sportivi. È stata pubblicata la gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della storica ex piscina CONI. L'importo totale del finanziamento immonta a 6.200.000 euro, di cui quasi 5.000 posti a base di gara per la realizzazione dell'intervento immediatamente cantierabile. Sì, sarà, così come ha definito anche lo studio di progettazione, una lanterna sul mare, una struttura totalmente rivista dal punto di vista architettonico, che avrà una sua valenza, quindi darà valore a tutta l'area, un intervento di vero e proprio di rigenerazione urbana. È funzionale al suo scopo, perché sarà un impianto di 33 metri adatto per le competizioni di pallanuoto.